Buonasera, benvenuti a questa edizione del telegiornale di Toscana TV. L'addio al PD e la scelta di creare una sua lista civica dell'ex assessore Cecilia Del Re ha avuto l'effetto di un sasso gettato nello stagno della politica fiorentina e nel campo del centro-sinistra, naturalmente non poteva essere altrimenti, ma anche in quello del centro-destra ci sono delle conseguenze. La prima reazione all'addio di Cecilia Del Re al PD è stata dell'avversaria Sara Funaro, candidata in pectore alla poltrona di sindaco, che tende un ramoscello di ulivo alla ex compagna. Lasciare una grande comunità secondo me è un errore, ripensaci, la porta è sempre aperta, scrive. Porte aperte le lascia anche il PD, sia regionale che cittadino, ma con toni meno concilianti. Fossi e Ceccarelli, due segretari, si dicono molto stupiti e sconcertati non solo da questa scelta, ma soprattutto dalle motivazioni addotte. Colpisce però, più che altro per la rapidità, la nota arriva meno di un'ora dopo l'annuncio, un'altra reazione, quella di Matteo Salvini. Anche alla luce del disfacimento della sinistra, il centrodestra ha il dovere di trovare il prima possibile un accordo unitario e convincente per Firenze, scrive il leader della Lega. Due messaggi in uno. Il primo, l'emorragia di personalità e quindi di voti a sinistra fa bene alla destra che la cavalca. Il secondo, Firenze è contendibile e non va sprecata l'occasione. Sono già emersi nomi di alto livello come quello del direttore degli Uffizi, Eike Schmidt. La Lega è pronta ad ascoltare gli amici della coalizione per trovare un'intesa, scrive ancora Salvini, ben conscio che il nome dell'ex direttore degli Uffizi comincia a scricchiolare anche tra i suoi primi sostenitori, vedi Fratelli d'Italia. La scelta di Del Re e soprattutto dei suoi fedelissimi, che in Palazzo Vecchio faranno parte del nuovo gruppo Firenze Democratica, potrebbe sì mettere in difficoltà il fronte PD e dei partiti che appoggiano la Funaro, ma ancora prima la maggioranza attuale, che è agli sgoccioli e non solo per la fine del mandato, ma ancora importantissimi voti da portare a casa, bilancio e urbanistica. Nardella può contare su 17 consiglieri sicuri, ma sugli altri ogni volta sarà un terno al lotto. Due sono di Italia Viva e come la pensano sullo stadio è noto, per non parlare del fatto che hanno già dimostrato in regione di non aver problemi a non votare quello che non gli garba, vedi l'aumento delle tasse. Tre sono i nuovi fuoriusciti. Manterremo l'appoggio sul programma di mandato, hanno assicurato subito, ma sulle questioni nuove valuteremo di volta in volta. Cosa accadrà quando in Consiglio arriverà il piano urbanistico, firmato da Cecilia Del Re nella sua prima bozza, ma che proprio su quello è stata defenestrata? Nardella non commenta, ma è chiaro che lo aspetta una fine legislatura sul filo di lana. Se i 5 in maggioranza, ma Ballerini, più i 12 consiglieri dell'opposizione, dovessero votare contro il PD, la maggioranza sarebbe appesa a un solo voto, il suo. E torniamo a occuparci della ex GKN perché dopo aver scongiurato il licenziamento dei 185 dipendenti rimasti nello stabilimento, la FIAM CGIL chiede alla politica e soprattutto al governo un piano di reindustrializzazione per lo stabilimento dei Campi Bisenzio. Sono tre i motivi che ieri hanno portato il Tribunale del Lavoro di Firenze ad accogliere il ricorso presentato dalla FIOM CGL contro la procedura di licenziamento collettivo dei 185 operai ex GKN di Campi Bisenzio, avviata dalla proprietà dello stabilimento, la QFSPA in liquidazione, e che senza l'intervento del giudice sarebbe diventata realtà il prossimo 1 gennaio. A spiegarle ai nostri microfoni è l'avvocato della FIOM, Andrea Stramaccia, oggi al fianco del sindacato e dei lavoratori per indicare i prossimi obiettivi dell'avvertenza. Partita nel luglio 2021 e già caratterizzata da un'altra sentenza favorevole per comportamento antisindacale, quando l'azienda aveva un'altra proprietà e contava oltre 400 lavoratori. Impone per le aziende grandi, sopra 250 dipendenti, di fare una procedura preliminare ai licenziamenti collettivi. È stata totalmente saltata e questo è il primo motivo. Poi è stato violato il contratto collettivo, sempre articolo 9, e questo è identico a quello che era successo già 2 anni fa. L'articolo 9 del contratto collettivo prevede di incontrare i sindacati, spiegare le problematiche occupazionali, il futuro dell'azienda, anche questo è stato saltato. E poi ricorderete l'accordo del 19 gennaio 2022 firmato per approvazione da quasi tutti i lavoratori, e anche questo
diciamo, non è stato rispettato tutte le timeline, tutte le informative. Il giudice dunque è stato chiaro nell'indicare alla proprietà, che comunque ha 15 giorni di tempo per fare ricorso, il solco lungo cui deve muoversi se vuole licenziare i 185 operai. Le priorità per la FIOM sono invece due: sostegno al reddito dei lavoratori che da 9 mesi sono senza stipendio e senza cassa integrazione, ma soprattutto riportare la produzione nello stabilimento di Capalle. Un processo di reindustrializzazione che richiede alla politica, in particolare al governo, un ruolo da protagonista. Bisogna tornare assolutamente a parlare con il governo, con il Ministero dello Sviluppo Economico che era, oggi il MIMIT, e lì trovare le condizioni per rimettere al centro il lavoro in questo stabilimento. Le RSU, che confermano la mobilitazione per la notte di Capodanno, fanno sapere che la proposta presentata al Ministero dalla Cooperativa dei Lavoratori, incentrata su fotovoltaico e cargo bike elettriche, sarà ampliata e guarderà al riutilizzo dei rifiuti elettrici ed elettronici. È l'azienda che non riesce a stare in una discussione di reindustrializzazione, forse perché ha altre volontà su questo stabilimento non esplicitate a noi e al territorio. È entrata nel porto di Marina di Carrara questa mattina intorno alle 9 la nave Sea-Watch 5 con a bordo 119 migranti soccorsi dalla ONG tedesca al largo delle coste libiche il giorno della vigilia di Natale. Tra loro ci sono anche 26 minori non accompagnati, 3 con meno di 14 anni e una donna incinta al 7° mese. Tutti i minori resteranno a Carrara, invece 60 migranti saranno accompagnati nel Lazio, gli altri 59 saranno distribuiti sempre in Toscana nelle varie aree. Parliamo ora di economia perché calano le esportazioni nel terzo trimestre 2023 nell'area tra Prato, Pistoia e Lucca. A dirlo è il centro studi di Confindustria Toscana Nord. Cala l'export manifatturiero di Lucca, Pistoia e Prato nel terzo trimestre 2023, quanto emerge dalle elaborazioni del centro studi di Confindustria Toscana Nord su dati Istat che fanno segnare un meno 3,4%. Sul dato numerico, viene spiegato, influiscono contemporaneamente più fattori che rendono difficile comprenderne l'effettiva portata economica: il rallentamento economico che si è fatto più intenso con la seconda parte dell'anno, l'andamento di costi e prezzi, considerato che i dati Istat a livello provinciale sono circoscritti ai soli valori e non danno quindi elementi sui volumi, il fattore statistico del confronto con un anno, il 2022, che è stato soprattutto per alcuni settori ancora di pieno rimbalzo post-Covid. Nel caso di Lucca, sul meno 2,9% complessivo giocano un ruolo forte da un lato il cartario, con un meno 22,8% che non deve in alcun modo spaventare, dato che il termine di confronto, il 2022, ha avuto prestazioni superiori del 60% rispetto al periodo pre-Covid. Dal lato opposto, in positivo, la perdurante galoppata della nautica che segna più 34,8% su un già ottimo 2022. All'insegna della regolarità, invece, il complesso del dato pistoiese, il valore dell'export manifatturiero di Pistoia nel terzo trimestre 2023 rispetto allo stesso periodo del 2022 è stabile, più 0,3%. Quanto a Prato, il valore dell'export manifatturiero nel terzo trimestre 2023 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente è a quota meno 5,8%, un dato non pesante tenuto conto che il 2022 nel suo complesso segnò quasi un più 20% rispetto all'ultimo anno pre-Covid, il 2019. E la stagnazione nell'export rischia anche di minare l'economia nella provincia di Firenze. Le previsioni per il 2024 infatti non sono positive, ne ha parlato il segretario della Camera di Commercio di Firenze, Giuseppe Salvini, durante la puntata di Telegram. Ascoltiamo un estratto. Il sistema economico fiorentino, forte ancora di 116.000 imprese, si trova di fronte ad un rallentamento, questo già l'abbiamo avvertito a fine del 2022, una dinamica rallentata, ancora però di segno positivo ma di crescita molto moderata. Quest'anno la previsione di crescita per il 2023 si fermerà allo 0,9% di crescita del PIL. Per la verità
è una crescita un po' superiore rispetto alle prime stime che davano addirittura un segno negativo, però ecco, ci ritroviamo in una situazione che già conoscevamo dello 0, uno 0, che probabilmente caratterizzerà anche il 2024. Quindi il sistema si muove, il PIL è positivo, ma con una dinamica molto più contenuta rispetto per esempio al 22, quando il PIL era cresciuto del 4%. I nostri report che abbiamo presentato anche recentemente ci dicono che i due driver principali che hanno tenuto anche a galla, anche con lo slancio dovuto, il sistema economico sono stati soprattutto l'export, che ancora nei primi sei mesi dell'anno fa segnare un incremento positivo del 6%, si raggiungono in area fiorentina gli oltre 10 miliardi di export, quindi con una proiezione a chiusura del 2023 a oltre 20 miliardi, che è una cifra ragguardevole. In questo export però va benissimo la meccanica, va bene il farmaceutico, è in difficoltà in questa fase tutto il grande aggregato del sistema moda. Il sistema moda fa segnare purtroppo un segno meno, perché i mercati di riferimento, segnatamente gli Stati Uniti, segnatamente la Germania, segnatamente la Francia, che sono importanti mercati di riferimento, sono in riflessione, in ristagno economico. E tornerà a breve a Marina di Pisa la chiatta con i massi che andranno a rinforzare le dighe dopo che il litorale pisano è stato messo in ginocchio dalle mareggiate delle scorse settimane. 2.500 tonnellate di massi destinati al rafforzamento delle dighe di Marina di Pisa sono state trasportate da una chiatta che a breve tornerà sul litorale pisano con massi ancora più grandi, così promette il presidente della regione toscana Eugenio Giani. Un intervento da 1,4 milioni di euro in somma urgenza per mettere in sicurezza la costa e l'abitato che dista pochi metri dal mare e che con le ultime straordinarie mareggiate è stato duramente colpito. Le onde alte a largo una decina di metri si sono infrante su stabilimenti balneari spazzandoli via, hanno scavato buche sotto l'asfalto riuscendo ad alzarlo. Per tamponare la situazione, nonostante il periodo di risacca che ad oggi frena i lavori, serviranno almeno altre 12.500 tonnellate di scogli per completare le dighe. I viaggi della chiatta riprenderanno attorno all'Epifania dalla scogliera della Cella 1, quella vicina al porto. Atteso anche il progetto per la messa in sicurezza definitivo a cui parteciperà anche l'Università di Firenze. Da una parte si cerca di porre rimedio nell'immediato, dall'altra si studia una migliore tecnica di difesa contro fenomeni che hanno dimostrato l'inefficacia degli attuali sistemi di sicurezza per la costa. La Regione su questo punto ha stanziato 5 milioni di euro con la manovra di bilancio approvata nei giorni scorsi. Come ricorderete, la mareggiata, oltre a colpire il litorale pisano, aveva provocato ingenti danni anche a Livorno, danneggiando la terrazza Mascagni, che ora è tornata al suo antico splendore. La voragine che dal mese di novembre al mese di dicembre ha lasciato l'amaro in bocca ai livornesi non c'è più. Oggi si può camminare su di una terrazza Mascagni tirata a lucido. Sono trascorsi due mesi da quando le onde hanno scavato una ferita profondissima su di uno dei simboli più importanti della città labronica, meta di passeggiatori e di fotografi dalla vena artistica. Sulla terrazza intitolata al gerarca fascista Costanzo Ciano, negli anni 20, nota come Terrazza Ciano, è intervenuto il comune subito dopo le mareggiate. Gli operai al lavoro, 250.000 euro il costo dell'intervento su un totale di 1 milione per ripristinare il lungomare. Sono ancora vive le immagini delle mareggiate che si sono abbattute sul viale Italia, obbligando alla chiusura delle strade per i detriti scagliati dalle onde. Il basamento e le mattonelle a scacchi saltati con una facilità incredibile. Il parapetto deve essere ancora sistemato, ma almeno i livornesi hanno nuovamente la loro terrazza, con i suoi 4.000 eleganti colonnini a delimitare gli 8.700 metri quadrati formati da 34.800 piastrelle bianche e nere che negli anni hanno
hanno reso questo luogo quasi metafisico. Su questo belvedere un tempo si trovava il Forte dei Cavalleggeri, una struttura difensiva che fu smantellata nell'Ottocento. Solo nel 1925 l'area fu trasformata in una grande piazza sul mare e nei primi anni 30 Ghino Venturi costruì il gazebo per la musica, elegante tempietto rotondo a colonne che fu distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale e in seguito ricostruito, fedele all'originale. Fu dopo la guerra che il nome della terrazza fu cambiato, dedicandola al compositore noto in tutto il mondo, Pietro Antonio Stefano Mascagni, nato a Livorno nel 1863. E nonostante la poca neve, qualche impianto è aperto alla Betone. Siamo andati a vedere com'è la situazione. La neve non è tanta, ma il 50% degli impianti di risalita, sia alla Betone che in Val di Luce, sono aperti grazie alle temperature relativamente basse che permettono l'innevamento programmato. Gli operatori, dopo l'avvio di stagione da record per il Ponte dell'Immacolata, adesso sperano che la neve, che non è arrivata a Natale, arrivi almeno per l'ultimo dell'anno. Sì, naturalmente dobbiamo partire proprio dalla considerazione. Il Ponte dell'Immacolata è stato un grande successo per la nostra montagna, in generale per la montagna italiana, ha dimostrato che la voglia di neve, la voglia di sciare, la voglia di frequentare la montagna è ancora molto presente nel turista italiano e nel turista straniero, perché poi un dato importante di queste prime festività, di questa prima parte delle festività natalizie, è per esempio la presenza importante di turisti soprattutto cinesi, ma non solo, pakistani, peruviani, gente dell'est, per cui russi, che sono venuti a frequentare volontariamente, cercando appunto di poter sciare sulle nostre piste, la nostra stazione, e hanno trovato fortunatamente, grazie al lavoro incessante svolto anche dopo l'8 di dicembre da parte dei nostri operatori nel mettere in funzione gli impianti di innevamento programmato appena ci siano state le temperature idonee, hanno trovato delle condizioni che gli hanno permesso di poter frequentare campi scuola, di poter anche frequentare due piste importanti quale la Zeno 3 e il Pulicchio, molto più lunghe, molto più gradevoli, per cui siamo riusciti a dare una risposta positiva a tutte quelle che sono le aspettative da parte dei turisti che appunto frequentano la nostra stazione. Poca neve, ma le piste però funzionano? Sì, funzionano un po', ci sono un po' di impianti aperti e ci proviamo a sciare un po'. I bambini sciano, noi si aspetta che nevichi. Sì, abbiamo i campi scuola aperti, noi siamo proprio qui davanti, quindi insomma diciamo che un pochino ci salviamo. E poi c'è Lavovia, una pista aperta, e anche il Pulicchio. È attesa neve per i prossimi giorni o le temperature sono troppo alte? No, noi la speranza a vedere i bollettini vari, c'è da oggi diciamo dovrebbe cominciare questo cambiamento che dovrebbe portare la neve dall'ultimo dell'anno al primo dell'anno, questo periodo qua, che sarebbe diciamo la nostra salvezza. E anche a Firenze c'è un primo bilancio del turismo sotto le festività natalizio e le previsioni per i prossimi giorni. Va bene, ma non benissimo. L'andamento delle presenze a Firenze per le festività natalizie ridotte rispetto allo scorso anno, a pesare il portafogli sempre più piccolo degli italiani e l'incertezza internazionale dovuta alle guerre per gli stranieri. A Firenze si soggiorna 2-3 giorni e crescono i 3-4 stelle. Per quanto riguarda Natale e l'ultimo dell'anno c'è una leggera flessione rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, non è lo stesso dicembre. E certamente questa cosa è dovuta anche a un contenimento dei costi da parte dei connazionali, questa era una cosa che avevamo in parte anche previsto. Diciamo, le cose stanno procedendo bene comunque, quindi non è che ci lamentiamo, però la pressione dello scorso anno era leggermente superiore. Secondo Confesercenti, a Firenze si registra una contrazione dei consumi dovuta al meteo ballerino. Sembra che ci sia una tendenza abbastanza buona, sicuramente inferiore a quella dell'anno scorso e anche inferiore a quella pre-Covid, però sicuramente ci sono dei segnali di miglioramento. Purtroppo scontiamo il fenomeno delle guerre che purtroppo stanno attanagliando in questo momento il mondo, e anche una crisi di consumi interni dovuta all'inflazione che ha pesato gravemente sulle tasche dei cittadini. Per Confcommercio, Firenze si riconferma però una delle mete più ambite soprattutto dai giovani, e per Capodanno si attende il tutto esaurito in locali e ristoranti, mentre per Natale ha prevalso la tradizione del focolare casalingo.
Sul fronte presenze in Toscana, bene le città d'arte e termali, male la montagna. In Toscana per questo Capodanno attendiamo numeri importanti di turisti nelle città d'arte, nelle città termali, con strutture vicine alla piena occupazione. Molto più preoccupante invece la situazione delle attività della filiera turistica della montagna, dove l'assenza di neve sta portando disdette ed è quindi necessario immaginare sia un sostegno per tutte le attività attive sulla montagna toscana, sia però un piano di riposizionamento turistico, perché i cambiamenti climatici impongono di rivedere il modello di sviluppo del turismo in montagna. E dove invece il bilancio è più che positivo è a Pistoia, con la città del Natale che ha fatto il pieno di turisti. A poco più di metà del suo percorso, Pistoia Città del Natale, il brand nato dalla sinergia tra Confcommercio Pistoia e Prato, consorzio turistico, amministrazione comunale e associazione del centro storico, ha già abbondantemente superato le previsioni finali in termini di utenza coinvolta inizialmente elaborate dagli organizzatori e registra che un visitatore su quattro proviene da fuori città, molti addirittura da fuori regione. Lo dice il report stilato dalla società specializzata JETS, incaricata dal Consorzio Turistico Città di Pistoia di curare l'organizzazione degli eventi. Sì, siamo soddisfatti, è un primo tentativo, è notevolmente cambiato rispetto all'anno scorso l'approccio, i programmi, le iniziative. Devo dire c'è stata grande partecipazione di tutte le associazioni di categoria, i commercianti, tanti soggetti, vivaisti, quindi siamo tornati tutti insieme a progettare. Abbiamo visto delle cose che sono andate bene, altre che sono da migliorare, spero appunto sia stata l'occasione per tanti pistoiesi non solo di venire in città, acquistare nei nostri negozi, mangiare nei nostri ristoranti, quindi siamo soddisfatti ma possiamo sempre migliorare. Pur trattandosi di un'edizione al suo anno zero, è il commento del direttore di Confcommercio Pistoia e Prato, Tiziano Tempestini, Pistoia Città del Natale sta raccogliendo numeri tangibili che rappresentano una grande iniezione di fiducia per la reputazione turistica del territorio ed è anche la prova che quando si riescono ad impostare progettualità sinergiche il risultato è raggiungibile. Secondo i dati forniti da JETS, il 25% degli utenti registrati alla casa di Babbo Natale allestita nelle sale affrescate del Palazzo Comunale è arrivato da fuori città, non solo dalla Toscana, ma anche da Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Piemonte e anche dal sud Italia. Andiamo ora a Grosseto, dove nel centro storico i residenti protestano per i troppi petardi che vengono fatti esplodere. Con l'avvicinarsi dell'ultimo dell'anno torna il problema dei botti, ma che siano legali o meno, nel centro storico di Grosseto la situazione sta degenerando e sono molti residenti che si lamentano dei pericoli che questo comporta, come il recente incendio di un cassonetto che ha rischiato di far prendere fuoco a una vettura lì parcheggiata o il lancio di botti sui balconi delle abitazioni. Peraltro l'incendio è stato domato da alcuni cittadini, per fortuna arrivati in tempo con degli estintori, perché i vigili del fuoco chiamati immediatamente hanno avuto difficoltà ad accedere alla zona perché le auto parcheggiate hanno impedito l'accesso del mezzo di soccorso e noi non abbiamo possibilità di essere aiutati. Ieri hanno iniziato a lanciare i petardi sopra i balconi, dalle mura e sopra le terrazze dove abitiamo noi. Quello che chiediamo è ci sia un maggiore controllo delle telecamere che siano installate, siano controllate e siano utilizzate, ma soprattutto che le forze dell'ordine siano presenti lì con un'attività presidiaria come veniva fatto una volta. Questo raduno dei ragazzi ormai è continuo, ragazzi di 15-20 persone che si radunano lì, adolescenti, sono incontrollabili. Abbiamo anche la difficoltà a volte a uscire fuori dai balconi perché lanciano di tutto sui palazzi. Quello che vi prego è che ci sia un intervento dalla parte delle forze dell'ordine, dalla parte dell'autorità, che il comitato di sicurezza faccia qualcosa. Ma aspettiamo risposte concrete.
E a proposito di petardi e di botti illegali, a Prato ne sono stati sequestrati 50.000 per un peso complessivo di circa 100 kg di polvere esplosiva. A sequestrarli sono stati i carabinieri all'interno di un negozio il cui titolare è stato denunciato. E ora chiudiamo con una notizia di cultura, perché ha superato gli 80.000 visitatori la mostra di Palazzo Strozzi, Anish Kapoor, Untrue Unreal. L'esposizione, curata da Arturo Galanzino, direttore generale della Fondazione Palazzo Strozzi, ideata e realizzata insieme al celebre maestro che ha rivoluzionato l'idea di scultura nell'arte contemporanea, è stata aperta il 7 ottobre scorso e sarà visitabile fino al 4 febbraio. Era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale, io vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo stasera alle 21 l'appuntamento con Casa Viola e alle 21.30 il film La Casa Russia.